Qui a Ginevra si conclude il cammino di restyling e di identità del nuovo marchio DS, il nuovo marchio di lusso del gruppo PSA, perché anche la DS3, la piccolina di famiglia, perde ogni riferimento al marchio Citroën e infatti lo vediamo subito dal frontale, dove debutta la nuova calandra DS Wings, senza più il double chevron ma con il logo DS. Qui la vediamo nella variante cabrio, rimangono i bei gruppi ottici con luci diurne a LED, guardate, sembrano quasi dei gioielli. Questa è la variante performance, lo vedete, quella più sportiva, che monta un 1.6 cilindri turbo portato a 208 cavalli, quindi un bel peperino. E se invece venite dentro vi faccio vedere come è cambiata la sportiva DS, perché sono arrivati questi bellissimi sedili che sulla versione performance, eccolo lì il logo, sono in alcantara e pelle, molto sagomati, ovviamente con poggia testa integrato come sulle vere supercar, ma ci sono novità sul restyling della DS3 anche all'interno, perché il sistema multimediale finalmente, diciamo noi, si aggiorna e offre molta più connettività grazie anche a Apple CarPlay, che permette di integrare molto meglio gli smartphone di ultima generazione. Se venite dietro vi faccio vedere le piccole novità che ci sono anche dietro: cerchi dal nuovo disegno, grafiche dedicate, e qui la capote della versione cabrio, lo ricordiamo, ovviamente c'è anche la classica coupé e il nuovo logo DS Performance, che è quello che d'ora in poi identificherà le sportive del marchio francese.